Ciao ragazzi, oggi non vi parlerò di tipicità, di prodotti agroalimentari, di cose buone, semmai vi parlerò di cose belle, come quelle che fa Simone Scapini Fabbro, uomo di ferro, perché il ferro, oltre ad essere la sua arte, è diventata anche la sua vita. E lui è la testimonianza vivente di chi porta avanti l'artigianato artistico, impresa sempre più difficile al giorno d'oggi, a meno che tu non ci creda totalmente, esattamente come fa lui. Cos'è il ferro per te, Simone? Allora, detto così potrebbe essere qualcosa di duro, ma in verità per me è un gioco, un po' come il pongo, il dash, forse non so, da piccolo non giocavo bene a questa roba. Però un'anima. Sì, assolutamente. Il ferro si plasma. Plasma perché proprio gli dai vita. Lui è piatto, arriva, è industriale, è in verga, è asettico, è duro, è lì non parla. Ma se tu invece inizi una comunicazione con lui, dà molto. E come si fa a tirargli fuori il cuore? Intanto bisogna averlo. Se non ce l'hai il cuore, non puoi tirare fuori altri. Questo è in tutti i campi. Gli devi, come dire, martellare nel punto giusto. Simone è uno che si è fatto da sé. Ha alle sue spalle una storia personale particolare e una formazione che arriva direttamente dai grandi maestri. Non c'era quando ha iniziato una vera e propria scuola. La vera scuola è arrivata sul banco di lavoro. La vera scuola è la vita quotidiana, dove c'è da emergere. E io mi sono ingegnato, ho usato questa mia creatività per emergere da situazioni difficili, che non nascondo, ma di cui sono fiero perché mi hanno formato, così hanno saputo formare questo bellissimo lavoro che mi dà un sacco di soddisfazioni. Però ci sono state delle figure chiave nella tua vita professionale, vero? Assolutamente sì, la tecnica non può mancare, non deve mancare, questo messaggio anche ai ragazzi giovani. Io sono stato il garzone di un grande maestro e non, ahimè al tempo non c'erano ancora delle scuole d'arte fabbrile, ma assolutamente bisogna sapere le cose tecniche. Tu vivi solo di artistico, Simone? Sì, vivo solo di artistico, ci sono tanti fabbri in Italia che sono magari anche più bravi di me, ma non so, forse la loro paura, non ci hanno creduto e fanno un po' di tutto. E io sono orgoglioso di dire che vivo solo di artistico, ma non perché il resto del lavoro sia disprezzato, ma è perché rimanendo sul pezzo si ha sempre il contatto con il ferro e con quindi l'opera. Ci vuole coraggio? Ci vuole coraggio, sono fiero di dirlo, l'ho avuto. Perché mi piace Simone? Perché è uno che grazie alla sua testardaggine, la cocciutaggine di portare avanti una passione, è riuscito a imporre la sua arte in diverse parti del mondo. Oggi è uno dei fabbri più apprezzati, dei fabbri artistici più apprezzati a livello italiano. E c'è un aspetto particolare, lo sposalizio fra la tradizione, il martello, la modellazione manuale e la tecnologia, perché i suoi modelli nascono al computer con l'ausilio del 3D. Quindi la tradizione che sposa il futuro. E anche questo fa parte di un artigianato artistico che, grazie anche a persone come lui, si sta profondamente evolvendo. E infatti adesso vi porto in un posto magico. Questa è una delle ultime realizzazioni a cui tengo moltissimo perché c'è tanta roba, c'è la storicità di questa bellissima casa, e c'è la regalità dell'ambiente e c'è questa bellissima realizzazione di ringhiera. Che ha un significato, vero? Ha un significato perché il titolare mi ha chiesto di inserire il loro logo, che è una rosa, perché siamo a Reggia Rosetta, e io ho immaginato di stilizzare questa rosa con un petalo e che questo petalo cadesse sull'acqua, perché all'interno di questo bed and breakfast c'è il mincio proprio che passa. E quindi il motivo poi che si crea nella realizzazione sono queste onde che ho immaginato fosse il movimento creato dalla caduta del petalo nelle acque del mincio.
Ed è partito tutto così da qui, vero? Eh sì. Concludiamo da come è partito. La prima cosa che ho fatto, mi sono disteso sotto questa bellissima scala e da lì l'ispirazione è nata. Sentivo proprio le onde del Mincio. E devo dire che la cosa più bella è che quella parte di me rimarrà in questa casa per sempre e il cliente la potrà vivere, e non solo lui, anche tutti gli ospiti. Anch'io adesso. Potranno vivere di quest'arte. Anch'io. Ci stiamo lasciando fluttuare dalle onde. Bellissimo. Un'ispirazione è nata a Borghetto. Grazie Simone. È bello lavorare così però. Fare la storia qua delle ore. Non male, non male.